venerdì si gioca Avellino-Bologna. Ce lo fate un pronostico sulla partita? Ma io direi 2-0. 2-1. Sono sicura che vincerà 2-0 e segnerà Castaldo. Ma gioco in casa l'Avellino? Sì. Spero che vinca, altrimenti devo sopportare l'ira di mio marito che quando perde l'Avellino sta sempre nervoso e se la prende con me. Quindi mi auguro che almeno questa volta riesca a vincere, dato che ultimamente o perde o pareggia. Venerdì si gioca Avellino-Bologna, ce lo fa un pronostico sulla partita? Pronostico secco, è difficile, io spero che vinca. Pronostico, spero una vittoria non sonante, ma basta che si vinca. Ha sentito le notizie sul nuovo stadio, il progetto del presidente Taccone, che cosa ne pensa? Ah, le notizie dello stadio sono positive per noi tifosi perché uno si augura sempre di migliorare. Che cosa ne pensa? C'è un ostacolo forse insormontabile, il comune di Avellino, e non so se gliela fa passare liscio al presidente. Lorenzo Cirillo, il presidente del gruppo Alupati, storico qui a Serino, ci vuole raccontare un po' la vostra storia, da quando siete a seguire l'Avellino Calcio. Il nostro è un gruppo nato subito dopo la discesa purtroppo in Serie B dell'Avellino, quella sciagurata partita di Milano con l'Inter. Pensando che noi eravamo ragazzotti a quell'epoca, i capelli bianchi non c'erano, qualcuno ce li aveva ancora e oggi non ce li ha, pensammo di caricarci e ricaricarci e fare qualcosa, sicuri che gran parte delle persone di Avellino e provincia avessero man mano abbandonato, come poi purtroppo successe. E io insieme a Marco Ingino fummo i fautori della nascita di questo gruppo, che non è un gruppo ultras ma di amici e di tifosi dell'Avellino. Spero un risultato positivo, un pareggio e una vittoria. Io penso che ho fatto tanti pareggi, però questo è buono, con tutte le assenze che ci stanno. Tanto, penso che a gennaio poi deve fare qualcosa, Presidente. No, no, ti devo Quindi dire. una vittoria per l'Avellino. Allora forse Io spero sì, spero sì. Chi segna No, secondo quella lei? che ce l'ho. E la Chi aiuta segna, io, segna, ma aspetta sempre che segna Castaldo, ma che è Emanuele, giusto ce però. l'ho. E poi come già te la Perché attaccante è proprio uno di esperienza vicino a Castaldo. 2-1, doppietta di Castaldo. Se da pigliare Zapata, in quella non ha. Scarto con scarto, Peppe, meglio Peppe mio, come si dice a me? Peppe, meglio Peppe mio. Più che un pronostico, il mio può essere un augurio di tutto cuore con i lupi, che possono sbloccarsi da una situazione, diciamo, di non gol e di rete in bianco, e almeno fare un gol che, anche se al 90esimo, è su fuori gioco. Sarebbe proprio una cosa dolcissima e faremo tutti quanti un buon Natale. Auguri! Auguri pure. Un saluto ai lettori di avellinocalcio.it. Forza Lupi! Forza Lupi! Sempre, forza Lupi, forza Avellino. Auguro un sereno e felice Natale e che i sogni si possano avverare quest'anno. Auguri. Forza Lupi! Danna in giro a forza Avellino! Avellino.